si disabilita il Bluetooth. Dopo ve li faccio ascoltare. E poi c'è il cordless. Ancora molti hanno il cordless in camera, ma anche se ce l'avessi nella camera adiacente, comunque mi arriva a una soglia di tensione superiore. Adesso vi faccio sentire uno a uno il disturbo che vi dà, per dire com'è complessa la realtà. Non è così semplice come irradiare dei topi con una frequenza. Adesso viene il bello però, io ve li ho fatti ascoltare individualmente, adesso ve li faccio ascoltare tutti insieme, per dirvi il nostro ambiente, soprattutto diciamo che noi occupiamo durante la notte, che tipo di inquinamento ha all'interno. Rapidamente, come si risolve il problema? Ora, iniziamo dal cordless. Il cordless non ha più senso tenerlo, perché se abbiamo uno